Ciao a tutti, sono Natrone, bentornati su Okami. E continuiamo la nostra avventura, la nostra bellissima avventura qua su Okami, serie ovviamente dedicata alla mia bellissima, ciao amore, ragazza. E andiamo avanti, quindi continuiamo. E come avevo detto, alla fine dello scorso episodio, voglio andare a vedere alla costa Ryoshima Nord che cosa c'è. Mi aveva detto anche. Ah, ecco! Vedete, questo gioco è bastardo, no? Vi ricordate l'amico là degli animali, insomma, l'animalista, no? Che ha detto: "Ah, ho perso Tizio, che è un gatto, un cane, un mostro, una pergamena volante come quella." Non lo dice. Ebbene, in realtà la mia ragazza mi ha detto che è un coniglio. Quella bestia è un maledettissimo coniglio, credo bianco e nero. Porca miseria, non volevo andare a affrontare. Via, via, via. Non voglio andare a affrontare uno, io. No, voglio affrontarlo. È un coniglio che bisogna prenderlo e portarglielo così, a caso, proprio totalmente a caso. Allora, forse anche per di qua. Ovviamente il gioco è maledetto e bastardo, e non è che ti dice almeno che animale è, no? Quello che sta cercando lui. No, è troppo facile. Troppo facile, no, ovviamente. Se te lo dico, il gusto è, lo trovi subito, no? Poi, tra l'altro, anche lei quando l'ha giocato l'ha scoperto per puro caso. Cioè, è andata a leggere, aveva una mini guida del gioco e l'ha letto lì, perché altrimenti anche lei come fa a saperlo? Il problema è che non trovo, non vedo nessun coniglio. No. Vabbè, facciamo un altro giro veloce, se c'è bene, se non c'è. Si va avanti, chi se ne frega del coniglio. Ci torneremo in un secondo momento, non è importante tanto. Se andiamo avanti, andiamo alla costa. Ah, eccolo, è quello dovrebbe essere. No, non è quello perché è bianco. No, deve essere un coniglio di un colore diverso, però. Vabbè, non c'è. Pace, andiamo avanti e lo andremo a recuperare in un secondo momento. Tanto che noi andiamo e raggiungiamo la costa Ryoshima o Yamimaya, che dir si voglia, nord, quindi a nord. Vi ricordo di iscrivervi al canale intanto se non vi siete ancora iscritti, di lasciare un commento, mi piace, che fa sempre piacere, mi fa enormemente piacere. E attivare anche la campanella delle notifiche, mi raccomando. No, non c'è nessuna bestia strana. Vabbè. Sì, vabbè, no, no, di. No, 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 no. Non avete capito niente voi di questa storia. Non si può uscire. Ma dai, che palle però. Che palle, ci mette 2 ore a ammazzare questi. Ci si mette 2 ore a ammazzarli. Tizi, porca miseria. Ma se io faccio tipo così, no, è vero.
aspetta cosa c'è. Siccome non ho voglia, ma proprio non ho la minchia minima voglia io di affrontarli. Si ricarica la partita. Si ricarica la partita, tanto non abbiamo fatto nulla. Ci vuole 2 ore, porca miseria. Quando è così, madonna, boh, madonna, sono i nemici più noiosi da affrontare veramente dell'intero gioco attualmente. Cioè, sai, se erano quelli col fuoco e l'acqua, no? Che l'acqua spinge il fuoco, quindi uno lo annulli, uno lo vai anche a affrontare, ad uccidere. Tra l'altro devo anche vedere qua perché ho il telefono in carica, quindi dovrò fare così per vedere da quanto tempo registriamo. E la mia ragazza mi ha detto purtroppo un'altra cosa, ma c'era da andare qua sopra, mi sa. Queste volpi? No, le carni. E che purtroppo il pezzo dove devo andare a prendere il tesoro e quindi affrontare il drago marino, quello mi tocca fare per forza. Per andare avanti con questo. Bella la nave comunque. Wow, che vista paradisiaca. Peccato che sia rovinata da quella nave affondata. Ma no, dai, da un contesto normale, dai. Vista pietosa, vero? Per me no. Poi, se non ti piace... Cos'è quella strana forma sul fondo del mare? Non è quello che penso, vero? Sembra una gigantesca luna crescente o qualcosa del genere. È troppo perfetta per essere una barriera corallina. Ci provo a fare una luna. Non lo so. Boh. Vabbè. Ciao. Non mi interessa. Che sta lì quella nave col tesoro. Perché devono mettere in modo. Vabbè. Andiamo avanti, dai. Abbiamo già perso anche fin troppo tempo. Passo di qui dietro. Fermi. Ah, sembra di aver visto un coniglio nero per un secondo. Ho detto magari lui. No, non è lui. Allora, costa Ryoshima Nord di qua. Cavalli erba, se non sbaglio, sì. Infatti. E quindi loro l'abbiamo fatto. Ah, ci sono delle guardie però, ti vedi che non si può andare. Ah, qua c'è, vabbè, da affrontare i nemici. Pareva che non doveva affrontarli per forza, sti maledetti. Aspettate un secondo. Ma non funzionava col coso, scusate, eh. Allora. Bestiario. Volata a fulmine. Cosa ci dice? No, io volevo vedere le info. Questo non gli fa un cazzo praticamente. Fammi uscire di qui. Oh. Io non ci sto capendo nulla, ragazzi, ve lo dico, eh. Cioè, io non ci sto capendo un cazzo, veramente. Mamma mia, che nemici noiosi. Che nemici...
noiosi, veramente nemici. E quella come si ammazza ora, quella col ghiaccio invece. Oddio, tomo animali non mi interessa. Bestiario, allora. Fuoco, ghiaccio. Come ti ammazziamo? Non c'è ovviamente, quindi vedete che dovrebbe bastare. Poi posso attaccarlo nuovamente. Sì, mi dai anche. E muori, mamma mia, che palle di nemici, ragazzi. Porca miseria, che noiosi, guarda. Mamma mia. Mamma mia, guarda. Basta la cosa per le sirene, ma presumo. Per fare un viaggio rapido. Esatto. Ok, allora qua... penso che... possiamo andare avanti. Allora. Confine. Cosa c'è, cucciolo? Vuoi attraversare il confine? Devi parlare con il mio collega se lo vuoi fare. Ehi, cucciolo, comunque, conosce la torretta lunare? Sai, la struttura ai piedi del tempio Ankoku. Ho sentito dire che la vista della luna da lassù è strabiliante. Guarda, è troppo alto per me, perché io posso arrivare fin lassù. È un mio piccolo sogno quello di andare a vedere la luna lassù un giorno. Prima però dovrei migliorare il mio salto al dojo. Sembri un po' pesantuccio sulle zampe. Penso sia fuori portata anche per te, eh. Ok, questo è il confine che separa il nord e il sud della costa Ryushima. Molti dei nostri paesaggi migliori si trovano oltre questo punto. Sfortunatamente sono tutti invasi dai mostri in questo momento. Il confine è qui per evitare che facciano squadra. Ovviamente a vecchi tempi i viaggiatori erano soliti fermarsi ogni volta. Speri di passare di qui, cucciolo? Sì. Immagino che il tuo padrone ti aspetti dall'altra parte. Sì, almeno così ci fa passare. Ma gli ordini dell'imperatrice Himiko sono tassativi, nessuno può passare. Ovviamente a vecchi tempi i viaggiatori erano soliti fermarsi ogni volta. E niente, quindi mi sa che bisogna andare per forza alla città. Quello è. Sa che bisogna per forza andare alla città. Sa che pugno d'acciaio. Per forza alla città. E vediamo la sta città. Seiyan, giusto si chiama? Città Seiyan, quartiere popolare. Quanto è grande, scusate. Ma chi? Pensavo che la grande città fosse un luogo pieno di vita. Che diavolo è questa strana nebbia? Se in effetti non è male. Sembra addirittura pericolosa per la salute. Chissà se le persone possono davvero vivere una vita normale in questo schifo. Ragazzi, benvenuti a Silent Hill. Abbiamo cambiato gioco, non stiamo più giocando a Kami, ma direttamente a Silent Hill. Allora, intanto salviamo. Che male non fa. Che male non fa. Ok. Poi, qua c'è da andare a far riferire tutta sta roba.
Strano, non funziona. In castro lo possiamo usare, quindi non c'è. Tu perché stai male? Samurai de Merino. Mi chiedo cosa abbia fatto l'imperatrice Himiko per tutto questo tempo. Normalmente si occupa del suo popolo, persino di gente comune come noi. E fino ad ora è stata in grado di proteggere la città Seiyan dal male. Non capisco perché all'improvviso si sia rinchiusa per i fatti suoi. Imperatrice Himiko, la imploro, per favore, venga a salvarci. Oh diamine, non sembra il massimo Emmy. No, proprio no, proprio no. Già il fatto che non ti fa alcun effetto, cagnolino. Quando l'imperatrice Himiko si è isolata, è arrivata a questa strana nebbia. Mi sembra che mi faccia stare peggio ogni giorno che passa. Non riesco nemmeno a riunire le forze per comprare delle medicine. Ok, quindi sì, non è che poteva degradare la città. Sti cavoli, va bene, pensavo che era molto più grande, dai. Questo sembra stare bene, però sta guardia. Ah, sono no, non sta bene. Sono sempre così teso. Vedi quella zona maledetta dietro di me? Sì, quel buco lì. Sta sputando fuori ogni tipo di malvagità. È difficile essere una guardia in un momento del genere. Darei qualsiasi cosa per poter mollare il mio lavoro e andarmene da qui. Ma il dragone dell'acqua sta devastando il mare. Dicono persino che un sacco di navi siano state affondate. Quindi ho il dragone dell'acqua davanti a me e la zona maledetta dietro. Non so proprio dove girarmi. Bah, forse lungo la costa da dove siamo venuti noi? Non lo so, era solo un'idea buttata così, Puttana era. Ok. Ok. Porta del traghetto. Ah. Ma si può andare o c'è l'acqua? Ma non c'è acqua. Boh, strana sta zona comunque. Monete delle sirene? No, più che altro è strana perché possiamo usare è notte. Possiamo usare l'inchiostro, però non possiamo. Cioè, sembra che non funzioni. Quindi vuol dire che la maledizione che c'è è talmente troppo grande che non ci fa. Aspettate un po'. No, fatemi prima esplorare qua. Ok, tesoro. Vabbè, almeno così possiamo venderli e abbiamo un po' di. E abbiamo un po' di monete, di soldi, di cose da fare praticamente. Aspirante carpentiere. Oh, che sta succedendo? Non so cosa mi abbia preso. Ho sentito questo incredibile dolore improvviso. E ora sono bloccato qui in questo modo e non riesco a muovere un muscolo. Sono così inutile, 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 inutile. Se non vado a riparare il canale assieme al mio capo, non saremo in grado di far tornare a scorrere l'acqua. Oh, che cosa farò? Sembra che questa nebbia ti faccia sentire malato e depresso. Finora mi hai sentito parlare di qualcosa del genere, Emmy? Non credo. Però ci sono un sacco di tesori. Quindi direi di prenderli prima che torni l'acqua. Prendiamo la vendetta. Boh, è strano comunque come situazione. Perché boh, non lo so. Alla larga, scavi per sorgenti d'acqua. Stanno scavando un canale qui. Sembra interessante, non credi, Emmy?
Sì. Sì, ha maledetto quel pazzoide del dragone dell'acqua. Poveraccio, cosa ha fatto di male per tutta questa confusione? Naguri, come può il dio del mare rovinare la pace in questo modo? Scommetto che anche lo stato di questo canale è da imputare al drago. Tutto quel trambusto ha fatto sì che il drago si tappasse da solo. Ma il maestro carpentiere, Naguri. Ehi, mi sembra che anche qui ci sia un problema, ovviamente, no? Dov'è che non c'è un problema? A quanto pare la città è un casino totale. Oh, sei venuto qui per bere un goccio d'acqua, lupo. Ho paura che sia completamente prosciugato. Per noi questo condotto era davvero un'importante sorgente d'acqua. Ecco perché sto scavando una buca per vedere se riesco a creare un altro canale. È difficile trovare qualcuno che mi aiuti, ora che ci sono tante persone malate. In effetti sono l'unico rimasto, un umile carpentiere. Ma in effetti non sta male, se è vero. La prima persona che incontriamo che non sta male. Ma non ho intenzione di mollare. Con il mio lavoro ti mantieni in forma, ora posso sfruttarne i benefici. Ho costruito quasi tutto quello che vedi qui a 6 anni, sai? Perciò non c'è niente che non conosco di questo posto. Vuoi sapere dove giace la chiave di questa sorgente d'acqua? Consiste nella valvola di drenaggio del lago Biwa. Sei davvero un ottimo ascoltatore per essere un cucciolotto. Forse allora dovrei parlarti della valvola del lago Biwa. Sean galleggia nel bel mezzo del lago Biwa. È l'acqua del lago che riempie i canali attorno alla città. Ok. Ma i capricci del dragone dell'acqua hanno sigillato la valvola. Non c'è da stupirsi che il canale sia a secco. Ed ecco perché adesso siamo in questa triste situazione. Sono sicuro che la valvola si trovi sotto questa zona. Se posso farmi strada sino a lì scavando, l'acqua dovrebbe sgorgare a fiotti. È alquanto eccitante, non trovi? Se anche tu la pensi così, forse dovresti darmi una mano. Va bene. È un peccato che i lupi possano rispondere solo con gli occhi. Comunque non importa chi o cosa sei, se hai intenzione di dare una mano. Ora ascolta con attenzione mentre ti spiego che cosa devi fare. Come ti ho detto, la valvola del lago Biwa è proprio sotto di noi. Concentrerò tutti i miei sforzi per trovarla. Tutto ciò che devi fare è usare i tuoi artigli e metterti a scavare. Ok? Mi servirò della buca che scaverai per arrivare fino alla valvola. E una volta raggiunta, le darò una bella botta e farò in modo di aprirla. Se no, quando dovessi uscire, potresti dovermi dare una mano. Allora, capito? Sì, ho capito cosa devo fare. Ma anche no, la risposta, bellissima. Quello mi sembra un sì. È tempo per il lupo e l'umano di unire le loro energie. Andiamo. Ci si prova, perché l'ultima volta non è andata benissimo. Però mi sa che questo è obbligatorio, vero? Allora, qua no. Ma più che altro non capisco dove dovrei andare, tipo. Ah! Forse ho capito dove devo andare, fermo. Però è un fango, eh. Vabbè, ormai sta andata, eh. Che palle. Cominciamo, perché a me questa cosa non mi suona tanto. Ah, proviamo a scavare qua.
vai. Ok. E ora a trovarlo al posto dove andare. Siamo qua. Forse ho sbagliato. Eh sì, ho sbagliato di brutto, mi sa, eh. No, a meno che non devo fare sto bordello qua. Venire qua a fare così, fare così, fare così, ma non succede nulla. Dove è andato il tizio? Intanto voglio vedere dov'è questa. A fare se in basso o no. No, ma ho paura che si rompe o sbaglio. Io volevo vedere se si rompeva. Vaffanculo. No dai, non c'è. Boh, secondo me in basso, 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 basso. Secondo me. Allora, qua va bene. Ah, qua fa così. Qua vai così. Fai così e qua fai così e fin qua tutto bene. Vabbè, ora lui giustamente. Vabbè, io ho creato tutto il percorso, creiamo intanto il percorso, forse è la cosa migliore da fare. Non lo capisco. Che suggerimenti. Ho capito. Sì. Ma la porta qui, il problema è che poi non so come farlo proseguire, il problema è quello. So che sarà una puntata solo per questo affare qua, e ho paura. A meno che non bisogna. Ma di.
c'è quello. Se faccio tipo così. Oh! Funziona! No, vabbè, ho capito, fermi, eh. Ho capito forse come farlo. Allora, qui va così. Qua tagli. Qua rompi. Qua mi prendo il tempo extra. Taglio, rompo e basta per il momento. Intanto vediamo quanto siamo di tempo noi per la registrazione. Occidente, già 31 minuti siamo qua. Interessante. Basta, oddio, qua basta fare così volando. Sbagliato tantissimo, ma tanto devo soltanto aspettare che lui si rialzi e poi faccio così. Si è bloccato qua, ragazzo. Sei arrivato? Dimmi che qui, ti prego. Ho paura di no. No, dai, deve essere qui per forza, dai. Non è possibile che non sia... Oh, bene. Uff! Mamma mia. Ma devo aiutare a scavarlo? Ok. Sì, perché l'aveva detto. Che dovevo dargli una mano a scavare quando lo usava. Guardalo un po', guarda questa meravigliosa acqua del lago Biwa. Ultimamente Seiyan ha avuto la sua giusta dose di difficoltà. Il dragone dell'acqua è impazzito e quella strana nebbia ovunque. Ma non importa quante sfide si faranno avanti. Se la affrontiamo una ad una, emergeremo indenni. Immagino che per ora il mio lavoro qui sia terminato. Grazie Lupo, hai fatto un buon lavoro. E figurati, è stato un piacere aiutarti, ragazzo. Ok, quindi è tornata l'acqua così a caso. Allora io... Ma perché te credevi ancora che questa era una nebbia normale, Isun? Veramente? Cioè, veramente? Ma che cavolo sta dicendo? Ma così può entrare? Permesso? Quello mangia. So. Ma inauguri di nuovo. Sembra che non riesca a tornare al lavoro di sempre. Immagino di avere solamente bisogno di qualche stimolo. Ok. Ok. E boh, andiamo a girare un altro po' e poi possiamo anche concludere qua per ora l'episodio, secondo me, che dite? Sì, dai. Andiamo a salvare, semmai. Ma...
Scusate. Ah, ecco. Ok. Allora, sì, direi di andare a chiudere qua l'episodio e poi di... cioè, salviamo e chiudiamo qua l'episodio e poi nel prossimo vediamo che cosa cavolo sta succedendo in questa... città. Che non è una cattiva idea, secondo me. Piccoli passi ce la facciamo, arrivare a... alla fine del gioco. Quindi grazie per aver visto anche questa puntata e noi ci vediamo alla prossima, sempre su Okami. Ciao!